Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo di quanto resta del BAU, ossia del business as usual. Ciao. Quanto resta del BAU? Circa più o meno 10 anni. Il professor Wadhams ha da tempo dato come evento certo il Polo Nord Ice Free in estate-autunno, da qualche parte nel decennio 2020. Quindi è ragionevole ritenere che dal 1 gennaio del 2030 il Polo Nord sarà ice free in estate-autunno, in modo non reversibile, e questo evento sarà già capitato almeno una volta. Passato questo tipping point climatico, se ne apriranno vari altri a catena ed anche piuttosto rapidamente. 1. Rallentamento o blocco della corrente del Golfo. Il meccanismo termoalino THC risentirà dell'innalzamento della temperatura del mare per cambio dell'albedo del Mar Polare Artico, quanto una zeppatura della riduzione del gradiente salino per il Polo Nord Ice Free in estate-autunno e melting soprattutto di acqua dolce fredda dalla Groenlandia. A cascata, il blocco della corrente del Golfo impatterà a catena sugli alisei nell'Atlantico, causando una rapida desertificazione dell'Amazzonia. 2. Accelerazione del melting degli idrati di metano in Siberia. Le coste basse siberiane saranno allagate dal Mar Polare Artico ice free in estate-autunno. Questo contribuirà a scongelare il permafrost e potenti emissioni incontrollabili di metano saranno rilasciate in atmosfera. Come implicazione ci saranno a catena altri shifting, quindi traslazioni dei venti degli alisei, per la riduzione dei gradienti termici in alta quota sui jet stream, appunto. Quindi diventano a rischio vari monsoni, vedi India e Cina. 3. Per l'innalzamento del livello del mare, siamo più a circa più 0,9 metri entro il 2050. Il Bangladesh sarà la prima grande nazione ad andare sott'acqua, circa 130 milioni di persone, con problemi geopolitici tra Bangladesh, India, Pakistan e probabilmente anche Cina e paesi vicini. Con una contestuale poi avremo crescita anche, causata appunto dall'innalzamento del livello del mare e dalla maggiore energia presente in atmosfera, appunto una crescita di forza dei tifoni e di uragani, quanto la proliferazione di trombe d'aria e trombe marine e medicane nel Mediterraneo. La maggiore forza di queste tempeste, causate appunto anche dall'innalzamento della temperatura del mare e della temperatura, quindi la maggiore energia presente in atmosfera, avrà come implicazione aggiuntiva la scomparsa dei ghiacciai, shock idrici d'acqua dolce, cali delle rese agricole, infiltrazioni di acqua salina, con crescente domanda energetica per mitigare tali problemi. Vedi desalinizzatori. Ora, inventarsi le blue tanker, ossia grandi petroliere ad uso di acqua dolce per andare al Polo Sud a togliere i ghiacci per portare appunto del ghiaccio del Polo Sud trasformandolo in acqua dolce, non sarà una grande ideona, perché comunque in ogni caso dal 2050 al 2100 sono attesi altri più 3 metri di crescita del livello del mare. E da qualche parte nel secolo 22esimo, quindi nel 2100, da qualche parte, altri più 7 metri di risalita del livello del mare. Ora, ovviamente, le blue tanker potranno essere un provvedimento tampone che impatteranno sicuramente sulla crescita del prezzo dell'acqua dolce. Quali saranno i danni definitivi in questo processo di cambiamento climatico? È difficile valutarli, ma è sicuramente probabile che la fascia del clima temperato si sposterà a nord. La Siberia sarà una bella zona dove vivere.
Poi abbiamo un allargamento e la proliferazione dei deserti, ad esempio la scomparsa del clima mediterraneo con la sua desertificazione. Rispetto ad oggi ci sarà inoltre una risalita del livello del mare di più 11 metri totali, a partire diciamo dai primi del 2200. Queste sono cose sicure per quelle date, sono lontane, ma ovviamente sono eventi che praticamente non possono essere ignorati in termini di processo finale del cambiamento climatico. I jet stream rallenteranno e le piogge si ridurranno tra i due tropici, ma sulle coste ci saranno super tifoni e super uragani, acidificazione degli oceani, riduzione massiva della flora marina e fauna ittica. Il polo nord ice free, sempre 6 mesi l'anno, avrà già comportato da tempo il blocco della corrente del golfo e questa rimarrà ferma, probabilmente si stima per 700.000 anni. Avremo una enorme emissione di metano per melting del permafrost in Siberia con gli alisei dell'Atlantico che spireranno altrove. Sarà rapida quindi la desertificazione dell'Amazzonia ed è probabile che purtroppo la Terra possa anche finire con buona probabilità dentro l'Hot House Earth. Infatti il metano CH4, l'oceano e le foreste non lo fotosintetizzano. Cosa non possono fare oggi i pochi deficienti idealisti che si sono attaccati alla campana dell'allarme generale? Beh, oggi diciamo che possono bloggare e fare dei podcast suonando appunto la campana dell'allarme generale, sperando che Bert di Google non censuri proprio tutto buttando nel cesso gli URL e le risorse classificate troppo catastrofiste, ma purtroppo plausibili. Esiste infatti il rischio concreto che la SERP possa essere venduta ad editori e giornali partitocratici che mirino a cercare di cambiare la narrazione politica catastrofista per proporre dei messaggi ottimisti, purtroppo inconsistenti, ma che avranno come risultato solo quello di nascondere la dura realtà futura, per cui poi il popolo italiano, tra i molti diciamo sul pianeta Terra, finiranno per sbattere violentemente il grugno sulla dura realtà prospettica, accettando poi, loro malgrado, la gioia del martirio. Ciao, alla prossima!